Lo Stato c'è e batte un colpo. Nel municipio del comune di Scapoli si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dalla prefetta di Isernia, Gabriella Faramondi. Una risposta alle crescenti preoccupazioni delle comunità dell'Alto Volturno dopo la serie di furti avvenuti nelle scorse settimane a danno soprattutto di abitazioni private. Il sindaco di Scapoli, Renato Sparancino, aveva invocato nei giorni scorsi un rafforzamento del contrasto alla criminalità. Appello raccolto col vertice di oggi, cui hanno partecipato i massimi rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine. Un segnale forte di attenzione e di presenza sul territorio, spiega la prefetta Faramondi. È stata una riunione tesa soprattutto a testimoniare la nostra vicinanza del prefetto e delle forze di polizia alla comunità, perché la sicurezza è un bene primario, è il nostro primo obiettivo e vede coinvolti non soltanto lo Stato e i suoi rappresentanti, ma anche i sindaci, anche i cittadini, perché è importante non solo fare sicurezza, ma lavorare perché ci sia una chiara, reale percezione della sicurezza. Abbiamo anche condiviso una strategia che vedrà ancora di più la presenza delle forze di polizia sul territorio. Abbiamo già incrementato i servizi di controllo, ma abbiamo puntato anche ad iniziative di prevenzione. Puntiamo molto sul cittadino, perché il cittadino deve farsi parte attiva nel rappresentare, nel definire, nel chiedere la sicurezza.